Userò le belle forbici, quelle lì che mi fanno sembrare quasi Edward Bunny di forbice. Per chi non lo conoscesse, cercatelo. E niente, andiamo ad aprirlo. Queste forbici che hanno fatto la storia, sono più vecchie loro. Anzi, come le faccio vedere, sono più vecchie loro che io. Guardate, guardate, guardate. Guardate, guardate. Sono arrugginite. Tanto che sono vecchie. Ok. Il punto A, perché il punto A? Perché ci sta la carta. Ah! Oh. Ciao a tutti. Una settimana fa all'incirca mi arrivò un pacco contenente questa cosa qui, queste cose qui. Sono delle cuffie che mi sono state spedite dalla Bitphoenix e sono le cuffie Flo in colorazione bianca. Diciamo che con questo video vi dirò le cose che mi sono piaciute e le cose che mi sono piaciute un po' meno di queste cuffie. Sarà una sorta di video opinione, diciamo così. Oddio. Ragazzi, allora, la prima cosa che vi salterà all'occhio sicuramente è il fatto che le ho appiccicate allo scatolo e come vedete, potete ecco, notare, non si schiodano. Non si schiodano! Cioè, qualcosa di wow. Voglio lanciare una nuova moda. Qualora foste interessati a queste cuffie, le potrete acquistare anche per utilizzare come borsetta da portare in giro. Come potete vedere sono unisex. Vi basterà scegliere la colorazione di vostro gradimento e porterete la vostra borsetta cuffia in giro. Ok. A parte gli scherzi, sono cuffie che oltre... Adesso le andiamo un attimo a staccare. Oh, ok. Oltre ad essere cuffie che possono essere utilizzate per l'impiego su computer, le si possono utilizzare anche in giro. Quindi adesso vi farò vedere un attimino ecco, tutto quello che ho scoperto in questi giorni. Vediamo un attimino la scatola, perché di solito, almeno vi parlo per me, oddio, mi si vede? Ragazzi, mi vedete? Oddio! Questo effetto dello scatolo che specchio è qualcosa di abominevole perché tipo mi allunga la testa. Ok, va bene. Vi faccio vedere un attimo com'è lo scatolo, perché di solito, vi parlo ecco sempre per opinione personale, quando a me uno scatolo piace di solito compro le cose. Mi è capitato anche con delle scarpe e mi vergogno profondamente di questa cosa. Allora, vediamo un attimino com'è lo scatolo. In avanti si presenta questo paio di cuffie nere. A noi sono arrivate bianche, ma mi sarebbero potute arrivare anche nere, ma le preferisco bianche perché nere. C'ho le G35, quindi facciamo un po' di contrasto. Appunto, sulla parte, ecco, sulla parte principale, sul portone dello scatolo, si presenta appunto questo paio di cuffie nere. Poi vabbè, c'è scritto il logo. La casa Bitphoenix Premium PC Headset Made to Mow with You. Spero di averlo letto decentemente. Spero che il mio inglese non abbia fatto così schifo. E, in poche parole, ci dice che le cuffie sono premium e che sono sia delle cuffie appunto per PC che delle cuffie che si possono muovere con te. Quindi te le puoi portare anche in giro. Cosa che ho fatto e adesso vi dirò un pochettino come mi sono trovata. Sull'angolo sinistro troviamo tutte le colorazioni disponibili di queste cuffie del Flow della Bitphoenix. Allora, c'è disponibile la colorazione nera, bianca che ho, rossa e blu. E da quello che ho intravisto sul sito, ogni cuffia ha il proprio nome. Quindi, ok. Qui sotto invece troviamo il logo con il sito, ok. E poi sull'angolo destro stessa cosa, la colorazione delle cuffie, e dietro troviamo la scheda diciamo tecnica e ecco un altro paio di cuffie, questa volta in una posizione diversa dal davanti, perché ecco adesso si vede un attimino da dietro, e qua vediamo il microfono, che poi vi dirò come mi sono trovata col microfono. Qui troviamo i vari connettori jack e il telecomando per regolare il volume e mutare il microfono,
E quella è appunto la scheda tecnica che è scritta in ciocca le lingua, che sembra misto inglese, misto chissà quale lingua. E niente, vado ad aprire la scatola perché all'interno ho lasciato, se non erro, qualche cosa. Allora, la vado ad aprire. Mamma mia, allora, vi prego, entrate con me nella scatola perché il puzzo di nuovo è qualcosa di inebriante, proprio, cioè potrei stare ore e ore ad annusare il puzzo di nuovo delle cose tecnologiche. Ok, è un po' una sorta di perversione verso queste cose. Allora, nella scatola ho lasciato il microfono, che l'ho rimesso nella sua carta bustina perché altrimenti l'avrei sicuramente rovinato. Poi, qui ci sta l'unico manuale disponibile di queste cuffie. Attenzione, attenzione. Non ci sono. Io ho avuto diverse cuffie e in ogni cuffia ci stava tipo un malloppo così. Dov'è il mio dito? Ok. Un malloppo così di manuale, mentre in queste c'è questo foglietto che ci dice che questo cavo singolo ci permette di collegare l'headset ai nostri dispositivi mobili. Mentre questi altri cavetti più il microfono ci consente la connessione al PC. Questo unico foglietto ha fatto la differenza perché non ci sta tutta quella carta inutile e quindi si può tutto riciclare più facilmente. Poi c'è questa sorta di avvertenze che mi ricorda tipo gli ovetti Kinder, quando si aprono gli ovetti Kinder esce quel malloppino così di carta con tutte le avvertenze, quello mi ricorda. Oddio, se volete leggetelo perché io non oso cercare di tradurre questa roba. E poi basta. Chiudiamo la scatola, mettiamo all'interno i grandi manuali, perché sono comunque carini da tenere. Chiudo la scatola, che la scatola, a differenza di altre cuffie, l'ho aperta facilmente, la chiudo facilmente, quindi qualcosa di wow. E qui non ve l'ho fatto vedere, adesso ve lo faccio vedere. Oh, ci sta scritto microfono removibile. È un plus di queste cuffie, perché io ho sempre cercato delle cuffie carine da portare in giro, che, ecco, che mi permettessero di appunto rimuovere il microfono. Allora, adesso vediamo le cuffie. Come vi ho anticipato, vedremo le cose che mi sono piaciute e le cose che mi sono piaciute un po' meno. Allora, adesso faccio un attimino il design, cioè vi mostro un attimino al meglio che posso. Ecco, qui sui padiglioni troviamo il logo della casa, della Bitfenix. Veramente, veramente carino. Che una volta indossate il logo non si nota più di tanto e fa un bel effetto in testa. E niente, sono così, sono semplici le cuffie, leggere. E una particolarità che ovviamente a chi come me ha delle cuffie che se prova a toccare i padiglioni o si staccano da soli oppure si rompono in qualsiasi modo, è il fatto di poter piegare i padiglioni a 360 gradi. Ecco. Oddio, sembra tutto fuorché cuffie. Oh, ma le posso pure poggiare a terra. Guardate, ho fatto pure fatti i piedini. Oh, ho fatto un soprammobile. Bellissime. Ok. Appunto, si possono piegare e questa cosa può essere una cosa positiva per pulire le cuffie. A quanti di noi è capitato di voler pulire le proprie cuffie, però non ha osato farlo per paura di romperle? Con le Bitfenix non le romperai perché queste non si rompono neanche se cascano penso dal terzo piano perché sono strutturate così bene che è difficile romperle. Mi è venuto alquanto difficile, ci ho anche dormito e non è successo nulla. I padiglioni, ecco, sono un attimino. Un difetto è il padiglione che è un pochettino troppo piccolo, perché io ho avuto un po' di fastidio con appunto i padiglioni. Una volta indossate per più di un paio di ore, ho avuto appunto una sorta di fastidio all'orecchio, essendo abituata alle G35 che hanno dei padiglioni così grandi che una volta messe le cuffie ti dicono benvenute a casa orecchio perché sono davvero molto accoglienti. Queste qui lo sono un po' meno perché hanno i padiglioni un pochettino piccolini. Comunque, tornando al discorso del fatto che si possono, ecco, piegare, noi possiamo inserire il nostro dito e pulire
pulire, pulire fin quando, ecco, il nostro dito non esce tutto bianco, pieno di qualsiasi zozzeria che le cuffie hanno prelevato dalla nostra testa. Oddio, mi viene molto stomaco solo a pensarci. E, dopo aver fatto, cioè, si possono pulire più facilmente, diciamo così. Ed è, ecco, una cosa abbastanza positiva. E questa cosa, che è il fatto che il padiglione sia girevole, ci rende anche più semplice il fatto di poter cambiare in futuro, qualora, ecco, volessimo, proprio il padiglione, che si può staccare, da quello che penso, poi non lo so se sia così effettivamente. Allora, sulla parte alta invece non è presente alcun cuscinetto, classica più che altro, e poi appunto questa sorta di filo plasticoso che ci serve per collegare i vari padiglioni, cioè per unire le cuffie, e basta. E poi qui si possono un attimino, potete vedere, ok, allargare, ma non troppo. Ok, sto allargando, ma le rimetto come prima. Ok. E niente, sono così le cuffie. Da quello che ho visto, calzano praticamente a quasi tutte le teste, e una volta, ecco, indossate, queste cuffie tendono a prendere praticamente la forma della testa. Siccome i padiglioni sono, ecco, pieghevoli e snodabili, qualsiasi cosa, ecco, si voglia, le cuffie aderiscono perfettamente alla testa. E appunto è una cosa che non ho visto in tutte le cuffie. Bene, possiamo posare le cuffie e andiamo a vedere i cavi. Ok, perché ci sono davvero tanti tanti cavi. Adesso mi ci sto ingarbugliando in tutti questi cavi. Ok, prendiamo il cavo che a noi, ecco, può interessare di più, che è il cavo per il PC. Ok, faccio vedere pure i cavi. Sono o in ottone o in oro, sono placati in qualche materiale che non so. Questi sono i due cavi per il PC, microfono e cuffie, e poi c'è il cavo principale che si inserisce nella cuffia, e poi c'è il collegamento tra i due da questo jack qui, ok, che collega i vari jack al telecomandino, che ci permette di mutare e smutare il microfono, mutato e smutato, e la levetta per il volume. Ok, questo cavo è lunghissimo, qualora mi dovesse capitare di sciogliere questo filo, penso che potrei impazzire, perché se si scioglie questo filo è finita, siccome, ecco, tutti ingarbugliati, il cavo è lunghissimo, come potete vedere non finisce mai, sembrano i rotoloni della carta regina, proprio non finiscono mai questi cavi, e quindi qualora dovessi sciogliere questa cosa, penso che potrei fare qualche pazzia, perché non saprei più come gestire tale cavo. E mentre paro qualche cazzata, vi prendo il cavetto, quello lì, che ci serve per collegare le cuffie ai dispositivi mobili e anche al PC. L'ho usato tantissimo col Samsung. Ok, sì, ok. L'ho usato tantissimo col Samsung e devo dire che va benissimo. Per chi non conoscesse cos'è il Samsung, è un microfono a condensatore USB. E poi prendiamo un attimo il microfono, eccolo qua. Una particolarità del microfono che ho notato è che ha il colore del jack delle... aspettate che cerco di mettere a fuoco, ok. Del jack delle cuffie, quindi è una particolarità. Non so se sia stato tipo un errore delle mie cuffie o che sia proprio così il colore del microfono. Boh, chissà, vedremo. Andiamo a mettere il microfono. Una cosa appunto che mi piace tantissimo è il fatto che il microfono sia staccabile. Quindi, allora, dovrebbe essere questo il reparto. Aspettate che non si vede niente. Questo qua è il reparto microfono. Andiamo subito a metterlo. Oh, yeah, ok. Una volta messo, il microfono tende a scendere. Ovviamente si può un attimino muovere a destra e a sinistra e piegare un pochettino. Più di questo non è che si possa fare, perché comunque... ecco, fatto in plastica abbastanza, è morbida ma comunque è rigida, ecco.
Non si può più piegare più di tanto. Oddio. Sta piegando più del previsto. Va bene. Io tendo sempre a tenerlo diritto perché è diritto più bello. Ok. Adesso vi facciamo una bella prova del microfono. No, ragazzi, vedendo queste cuffie mi piacciono davvero un sacco da portare in giro. Perché l'audio in cuffia è una cosa, ecco, che mi stavo dimenticando di dirvi. È qualcosa di wow, perché sia sul cellulare, sul mio S3, che sul PC è davvero limpido l'audio. Per il microfono adesso vado ad avviare il PC portatile che ho qui di fianco, perché vi farò ascoltare la qualità del microfono. Quindi preparo il collegamento. Allora, togliamo il cavetto, questo qua, che è quello per il portatile, che io uso con il Samsung, questo cavetto qui, che si usa per portare le cuffie in giro. Perché lo uso col Samsung? Perché ho problemi con gli attacchi jack sul PC fisso. Ho sempre avuto questi problemi da 2 anni a questa parte, ed è per questo che utilizzo cuffie sul PC fisso, che non hanno bisogno, ecco, di un collegamento jack, ma che possono essere utilizzate con l'attacco USB. Il PC si è acceso. Ok, prendo la musichetta di Windows, prendo i vari jack microfono. Ok, perfetto, e vado, cerchiamo di riprendere il PC, ok, così, e vado a metterlo, cioè l'unico jack disponibile per PC che è questo, qua della cuffia, vado ad inserirlo nelle cuffie, appunto, e l'effetto microfono jack cuffia sarà questo. Ta-da! Oh, belle. Ok, vado ad indossarle. Oh, adesso non sento più niente perché isolano molto bene, e vado, facciamo una bella prova in diretta nelle cuffie. Sto aprendo Audacity, mettiamolo più al centro possibile. Oddio, stavo utilizzando lo schermo come se fosse uno schermo touch, cosa che non è. Allora, prendo. Vediamo se ha preso innanzitutto il microfono, quindi andiamo su registrazione. Prova. Microfono. Ok, l'ha preso. E andiamo a provare a registrare. Ok. Come vedete, quando non parlo, la linea è diciamo, come posso dire, cioè non si muove la linea qua, non si vede il disturbo. Vedete qui in mezzo? Aspettate che stoppo la registrazione. Ok, come potete vedere, qui in mezzo non si vede il disturbo. Questo vuol dire che comunque per i dispositivi mobili questo microfono va molto bene, cosa che non è andata molto bene per il mio PC fisso. Ecco. Vedete, qui non c'è alcun disturbo. Adesso mi tolgo le cuffie e stacco il tutto. Ciao, questa è una prova delle cuffie Flow Beat Phoenix, registrata su un PC portatile. Ciao, questa è una prova delle cuffie Flow Beat Phoenix, registrata dal mio computer fisso. Il microfono è solo, e ripeto solo, funzionante su PC e non su dispositivi mobili tipo cellulare, così cose varie, perché l'ho testato e non funziona sul cellulare. Questa recensione penso sia uscita un pochettino qualcosa di così lungo che neanche io me lo spiego. Spero che vi sia piaciuta, servita. Se volete, lasciate un mi piace e nei commenti fatemi sapere voi che cuffie utilizzate da portare in giro, più che altro. Il link delle cuffie lo trovate in descrizione. Io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Ciao!